Salve a tutti. Allora, in questo video vorrei dire la mia per quanto riguarda la tragedia avvenuta alla Lanterna Azzurra qua a Corinaldo ad Ancona. Vorrei dire la mia perché io ho tanti dubbi. Sono andato a vedere tante cose e mi sono sorti tanti dubbi che vorrei esprimere. Il primo dubbio è: come mai nella giornata del concerto, lo stesso cantante, mo, si fa per dire, però ovviamente sono la generazione di oggi, va con questi gusti, beh, rispettiamo anche questi gusti di questa nuova generazione. Come mai questo reppista sfera e basta? Alle 12:10 stava cantando, facendo il suo spettacolo ancora a Rimini. A che ora doveva venire a questa Lanterna Azzurra a Corinaldo? Ma ci doveva venire? O è saltato, è saltando la situazione per evitare brutte figure, questo spruzzo del peperoncino? Non è stato voluto apposta. Innanzitutto vorrei esprimere il mio cordoglio ai familiari delle vittime, che è atroce che un figlio di 14, 15 e 16 anni non ce l'ha più perché è andato a vedere il suo rappista preferito. Dai concerti si viene senza voce, non senza vita. Io le vittime ce li ho a linea d'aria a 1 chilometro, a linea d'aria. Se faccio la strada saranno 2 o 3 chilometri le vittime, sapendo che lì dentro ci sono persone dell'età di tua figlia, 14 anni. Le vittime ne sono 6, 5 bambini e la mamma di una di queste vittime, 39 anni. Ma come si fa? Ma come si fa a morire così? Come? Questa è una morte assurda. Come si fa a morire così? Si è morto per uno spruzzo di un peperoncino e la calca li ha calpestati e uccisi. Come si fa? E ritornando al discorso, ho i miei dubbi su questa cosa. Come mai lui nelle sue storie di tutti i social non fa riferimento che doveva venire a Corinaldo, qua ad Ancona, a fare il suo concerto? Come mai? Non c'era niente. Quindi anche questo, i magistrati, quelli che fanno le loro indagini, devono verificare questa cosa, anche questo, ma non solo questo. Io ho pensato a tante cose, tantissime cose, che poi curiosando, vedendo una bomboletta di peperoncino, è così, di questa grandezza qua, se la scarichi tutta la scarichi in un locale che ospita 800 persone, è un locale abbastanza grande, 800 persone, non può infettare tutto il locale. Una bomboletta così non lo potrà mai infettare tutto il locale. Quindi un'altra indagine, un'altra perizia, controllo, io lo farei pure in quelle cose che emanano il fumo. Se c'è una piccola molecola di traccia di peperoncini, io la farei pure là, perché io ho i miei dubbi adesso su tutto. Perché una bomboletta così non può infettare un intero locale che tutta la massa esce fuori per un bruciore e gonfiori di là. Una nostra amica ieri stava là,
Una figlia di una nostra amica, ieri stava là, ci ha fatto vedere stasera anche il bracciale che gli avevano messo. Doveva solo entrare, poi gli è stato impedito, l'hai buttato fuori perché avevano detto che non potevano entrare più perché poi incominciavano a uscire le persone fuori. E poi da là è successo quello che non doveva succedere. Ma la mia domanda è questa. Volevano giustificare la loro figuraccia e si sono incassati i soldi per non restituirli, per giustificare la situazione e dire ovviamente non è colpa nostra, è stato sto fatto del peperoncino. Ma poi un'altra cosa, il fatto del peperoncino. Non è la prima volta, non è la prima volta, perché poi ve l'ho detto, sono andato a vedere, a vedere, a vedere, a vedere. Che sta cosa mi ha scosso, come ha scosso a me a tutta l'Italia, però io vivendo ad Ancona, parte europeo, ma vivendo ad Ancona, e poi sapendolo che ce l'hai a linea d'aria, se non ci fossero le case, vedrei pure l'ospedale, stanno coetanei di tua figlia, là, che non respirano più. Non vedono più la luce del sole. È una cosa allucinante. È una cosa bruttissima. Che solo se ci penso mi viene da piangere. Solo se ci penso mi viene da piangere. È una cosa bruttissima. Quindi, che gli inquirenti indagherebbero pure sul fatto dello spruzzo. Perché per me una bomboletta non può infettare tutto il locale. Mi sembrerà strano, ma pure questo ho pensato. Per me una bomboletta così, perché è così la bomboletta, così. Non può infettare un locale che ospita 800, ma non so la metratura del locale, questo non l'ho visto, è l'unica cosa che mi è sfuggita. Ma non credo che un locale che ospita 800 o persone sia un 20 per 20. Quindi, di cosa vogliamo parlare? A me sta cosa mi puzza. A me sta cosa mi puzza. Come mi puzza, come vi ho detto, sto leppista. Non c'è nessuna storia, nessun riferimento al concerto che doveva fare quella sera a Corinale. E poi alle 12:10 stava cantando al concerto a Rimini, là dove era un altro locale. Quindi a me sta cosa mi puzza troppo, ma troppo mi puzza. Scusate, posso dubitare anche io di questa cosa? Io non sto dando la colpa a nessuno, però posso dubitare di questa cosa. Che se alle 12:10 tu stai a cantare, a fare il concerto a Rimini, ma sto concerto a Corinaldo, ma a che ora dovevi andare? A che ora? Per carità, chi fa queste cose subito si muovono velocemente, ok, d'accordo. Ma a me sta cosa mi puzza. E poi, non è un caso che molte o spesso è capitato che sempre con questo leppista si risultano casi di spruzzo di peperoncino. A me sta cosa mi puzza, ma mi puzza veramente, quindi che indagherebbero meglio e vedrebbero pure come vi ho detto in questo spruzzo che emanano questi DJ, queste macchinette, se non c'è una piccola traccia. Perché la bomboletta non può infettare un locale e fare uscire tutti con bruciori alla gola e tutto. Per me c'è qualcosa che non quadra. Ditemi quello che volete. Io ancora una volta sono vicino ai familiari delle vittime. Un riposa in pace, una preghiera a queste povere anime. Che purtroppo a 15 anni, 14, 15 e 16,
non ci potranno essere più per colpa di sciacalli. Il primo sciacallo per me è il proprietario. Il primo sciacallo per me è il proprietario, senza peli sulla lingua, perché non ti puoi arricchire con i soldi degli altri e far entrare il triplo delle persone, il triplo delle persone. Per me il primo sciacallo è il proprietario e poi tutto il resto. Io spero che escano fuori i colpevoli di questa e paghino con le pene giuste e non con la solita giustizia e legge di merda che abbiamo, scusate del termine, che paghino col vero senso della parola. Ma il primo a pagare, ed è certo che deve pagare, deve essere il proprietario del locale, perché un locale che ospita 800 e qualcosa in più di persone lì dentro, non mi puoi fare che ho visto un biglietto di 1300 a 1300, tagliando 1300, e c'erano altre persone ancora fuori, e come mi ha detto questa figlia della mia amica, i biglietti erano 2500. Sapete che vuol dire 2500 in un locale, se c'erano tutti in un locale di 800 persone? Quindi questi sciacalli devono pagare dalla A alla Z, devono fare le cose in regola. E poi vogliamo parlare delle uscite di sicurezza. Mi è stato sempre riferito che l'uscita di sicurezza era una, mentre ce n'erano, mi sembra, o due sbarrate, che le avevano bloccate per non fare, forse per presentimento di chi non pagava i biglietti, forse sono state bloccate, oppure che facevano entrare persone senza biglietto, per questo l'hanno bloccato. E non ci vuole niente se era questo. Mettevo un'altra persona là e di là, solo in caso di emergenza, ti sposti e fai passare. Ma là ovviamente non deve uscire o di entrare qualcuno, se era questo il problema. Però se c'erano, perché non sfruttarle? Non le hanno sfruttate una sola. E poi ho visto pure un locale tutto fatiscente, questo locale, senza manutenzione, almeno da quello che si è visto esternamente. È una cosa raccapricciante. Ma come si fa a morire così? Me lo spiegate come si fa? Come si fa? Come si fa? 14, 15 e 16 anni. È la mamma di una delle vittime, 39 anni. Guardate, non è perché sì, sono sensibile, ok, però no, non si può morire così. Non si può morire così. Quindi devono pagare tutti i responsabili, dalla A alla Z, devono pagare tutti i responsabili. Non se ne deve salvare uno. Comunque io vi saluto. È un bacione. Ma quelle anime che non ci sono più, e a quei feriti che stanno in gravi condizioni, a rischio di vita, che il Signore almeno li aiuti a loro. Questa è la mia speranza, è la mia preghiera che potrei fare per loro, e basta. Poi il resto stiamo tutti nelle mani del Signore. Per colpa degli sciacalli, ecco qua, devono perdere la vita umana persone che non c'entrano assolutamente niente. È vergognoso. Se vi è piaciuto il video, condividete. Ciao ragazzi.